Di nuovo insieme anche questa mattina, buongiorno, ben trovate. Continuiamo a parlare di cellule staminali, lo facciamo con il dottor Leonardo Prascina, biotecnologo, un argomento davvero molto importante secondo me, dentro cui stiamo cercando di mettere un po' di tutto per avere idee più chiare su questo argomento. Abbiamo capito che cosa significa donare cellule staminali, abbiamo capito come funziona, abbiamo capito che questo non garantisce affatto che il tutto vada a buon fine e abbiamo capito un'altra cosa, che la certezza dell'utilizzo delle cellule staminali è garantita esclusivamente in linea genetica familiare, cioè lì, sempre che tutto vada Sì. Diciamo, bene, nella prassi del prelievo, della conservazione e quant'altro, nella stramaggioranza dei dei casi, casi il primo passo che si fa è quello familiare. familiare. Bene, detto questo, io volevo chiederti, Leonardo, affidandosi invece a un'organizzazione privata come quella di cui tu fai parte, che è voglio dire, è una delle organizzazioni leader a livello europeo, sicuramente leader a livello europeo, dai dati che io ho potuto verificare. Quanto costa un'operazione del genere? Qui devo rispondere quanto costa a me o quanto costa in generale, perché io come progetto di banca etica ho stabilito che il cliente deve sostenere una spesa equa, ovvero la conservazione non deve essere una conservazione legata al business e quindi il cliente deve avere la possibilità di sostenere quelle che sono le spese reali, ovvero kit, trasporti, analisi di laboratorio fatti nei nostri laboratori, cofanetto criogenico che tecnicamente poi Non è che conserverà si meno mette nella busta della 196 gradi, spesa, no, se no ce lo diciamo, conservavamo a casa nostra, e corrente, azoto, manutenzione, certificazioni, amministrazione, eccetera. Quindi in pratica, in soldoni, noi abbiamo 200 euro di anticipo per quanto riguarda il kit e i trasporti italiani, che poi sono integralmente rimborsati nel caso in cui per qualsiasi ragione non si possa completare l'operazione. Ecco. Vabbè, questa è una Quindi cosa sono costi importante. che ci accolliamo poi noi eventualmente. Se tutto dovesse andare a buon fine, quindi dopo l'analisi nel laboratorio, relative a Eventuali volume, contaminazioni. infettivologia, vitalità delle cellule, numero delle cellule, poi tutta un'altra serie di indagini, patologie esistenti, eccetera, il campione viene conservato, viene rilasciato un certificato al cliente, in quel caso il cliente paga la differenza di 390 euro, ovvero trasporti tedeschi, laboratorio e cofanetto criogenico. Dopodiché, la conservazione fisica, quindi il mantenimento in questo box, se vogliamo, delle cellule, costa 60 euro all'anno. Non c'è nessun vincolo temporale, questo perché io devo dare l'opportunità al cliente di poter decidere autonomamente fino a quanto tempo poter Vuole. conservare il sangue cordonale, Certo. rescindere dal contratto in qualsiasi momento senza nessuna Nessun problema. senza nessun problema. Potrebbe essere il richiamo per trapiantologia, sperando mai, io quello che Chiaro, chiaramente, sì. ma potrebbe essere anche la possibilità di cambiare idea. E qui subentra anche molto anche il discorso della banca etica. Se oggi una famiglia decide di conservare per uso privatistico il proprio cordone ombelicale, non è detto che questa scelta debba poi rimanere tale vita natural durante. Io do l'opportunità e devo dare l'opportunità alla famiglia, ma Di anche al poter nascituro, eventualmente nell'età di intendere e di volere, di poter cambiare idea. In che senso? Donarlo in banca pubblica per uso altruistico. Può fare tranquillamente,
o donarlo per uso ricerca, lo può fare tranquillamente, oppure banalmente distruggerlo il campione. Quindi io non posso non negare questo diritto non tanto ai genitori che magari hanno già fatto una scelta, ma soprattutto anche al proprietario delle proprie cellule. Giusto. Senti, in Germania so che tu hai portato delle statistiche, so che hai portato, vogliamo vedere e intanto parlare anche appunto di questa azienda. Sì, questa, la Seracell, è praticamente un laboratorio che lavora con la sanità pubblica tedesca, siamo nell'università pubblica di Rostock, nord della Germania, e questi sono i dati relativi alla trapiantologia con cellule ematopoietiche di cellule conservate proprio da Seracell. E questi sono trapianti effettuati proprio nell'università di Rostock. Come vediamo, nella prima colonna abbiamo il trapianto su se stesso, nella seconda colonna abbiamo il trapianto allogenico di tipo familiare, quindi o tra fratelli o genitori, e poi sono le donazioni, però sono in minima parte perché noi comunque facciamo anche donazione di midollo e sangue periferico. Come vediamo, noi registriamo oltre 1000 trapianti al 2011 di cellule conservate nei nostri laboratori, e queste sono su tutte le patologie più o meno sono da mettere in parallelo con le patologie trattabili con sangue, con il midollo osseo. Quindi sicuramente abbiamo aplasie midollari, ma abbiamo talassemie, eccetera. Vediamo che il numero dei trapianti su se stessi sono sicuramente superiori rispetto a quello familiare, ma sicuramente con uno scarto assolutamente importante rispetto a quello da donazione, dicevamo la volta scorsa, la possibilità di trovare un compatibile sicuramente ridotta come situazione. Questi sono proprio dati ufficiali, sono i nostri dati di laboratorio pubblici. Questi sono fatti non in una struttura privata, ma in una struttura pubblica in Germania. Quindi mi sembra che comunque, insomma, guardando anno per anno, tranne alcune punte particolari, come può essere stato nel 2007, per esempio, 91 casi, abbiano una media più o meno stabile. Sì, una sessantina di trapianti. Diciamo, attualmente tra il 2012 e il 2013 registriamo quasi una media di 100 trapianti l'anno. Ah. È chiaro che più campioni si hanno, più probabilità di riutilizzarli ci sono. Chiaramente è stata anche affinata la tecnica trapiantologica, c'è anche una cultura leggermente diversa. Adesso la Seracell ha il bacino d'utenza anche italiano, e quindi sicuramente un numero di cellule a disposizione assolutamente maggiore. Noi adesso registriamo oltre 40.000 unità cellulari conservate. Sono tantissime. Consideriamo che sono 40.000 unità che tecnicamente si possono trasformare anche in donazioni. Senti, il professore che gestisce, diciamo, più che gestisce, il direttore scientifico è il professor Matthias Freund, qua, emerito dell'Università di Rostock, dirige la clinica ematoncologica proprio dell'università, e si occupa proprio lui di quei 1000 trapianti che abbiamo visto, e tra l'altro è presidente della Commissione Europea trapianti cellule staminali. Ecco. Ed è lui il nostro direttore scientifico, che tra l'altro è venuto a trovarci a Barletta e in questo momento si sta occupando anche di ricerca fondamentalmente legata sull'infarto cardiaco. Abbiamo già registrato oltre 450 trapianti sull'uomo è venuto a Barletta proprio per farci conoscere in diretta quella che è in effetti la sua esperienza. Esatto. Noi c'eravamo perché abbiamo fatto, abbiamo fatto anche il servizio e l'intervista. Tornando al discorso della banca etica, ecco, unità operativa banca etica. Io ho do un senso a questa parola, che non è morale,
perché se uno prende il dizionario, tu vai a vedere la definizione di etica, trovi morale, vai a cercare morale e trovi etico. E allora ti chiedi, che cosa significa etica? Allora, io ho un significato a questo termine e ti chiedo, quando si parla di banca etica, che cosa si intende? Banca etica si intende intanto rispetto di chi ti sta chiedendo, tra virgolette, aiuto. Non un aiuto legato per una patologia esistente, ma aiuto di informazione. Quindi, rispetto del cliente, informazione chiara, onesta, va bene? Beh, tutto se sei ciò venuto che... a dire queste cose in televisione, credo che proprio non possa essere diversamente. Tutto ciò che viene detto da noi Seracel è messo per iscritto e, tra parentesi, molte cose firmate personalmente proprio dal professor Freund. Etica, perché come dicevamo prima, professor? Freund, Matthias Freund. Mi fai venire in mente altre non cose. Non è lui. No, per carità. E tra l'altro è uno degli oncologi più importanti della Germania. Mm. Cioè, professor Freund, Freund in Germania è veramente un'istituzione. Un luminare. Sì, esatto. Mm-mm. E quindi etica, quindi nel rispetto del cliente, nell'informazione, nel garantire al cliente la serietà di un laboratorio che mette a disposizione i suoi certificati, qualità, serietà, onestà del cliente italiano, la possibilità con la garanzia che il cliente non si debba sentire costretto, legato ad un contratto commerciale, quindi nessuna forma di business, nessuna intermediazione commerciale, nessuna agenzia, d'accordo? Infatti unità operativa è questa. Infatti, è unità operativa. Chi viene da me entra in Germania. Tecnicamente è così. È così. Un contratto che viene stipulato direttamente con il laboratorio, perché è giusto che sia così anche come da normativa, e l'opportunità, come dicevamo, di cambiare idea, ma non perché io ho fatto un contratto commerciale posso semplicemente pensare di buttare il mio campione, cestinarlo, no. Possibilità di donarlo, possibilità di donarlo alla ricerca, lo ripetiamo, e la possibilità anche eventualmente di distruggerlo. Pagare un servizio realmente offerto. Quindi io non devo chiedere al cliente pagami 20 anni e quello che succede, succede. No, perché la chiarezza sta in questo. Oggi non ci sono trapianti con cellule conservate 20 anni fa. Abbiamo un'esperienza che più o meno si riconduce a circa 12 anni di attività, sì, d'accordo? Sì. Quindi io non posso illudere il mio cliente dicendo te le conservo per 30 anni, 25, dico questo perché ci sono commerciali che dicono 25, 30, eccetera. Non ci sono documentazioni effettive relative a questo tipo di arco temporale. Ah, ecco. D'accordo? Quindi, è vero, questo non ci avevo pensato. Esatto. Allora, il cliente anno per anno deve essere consapevole di quello che sta facendo, consapevole del fatto che oggi 2014 il mio campione è in grado di essere scongelato e essere utilizzato. Essere utilizzato, sì o no? Se è sì, paga il canone e continua la sua conservazione. Se è no, è inutile. E come che fa a sapere che è no? Perché comunque sono informazioni che comunque la comunità scientifica internazionale mette a disposizione. I clienti, quando fanno o attivano la procedura italiana, leggono e prendono in direzione sanitaria degli ospedali un modulo informativo. Io direi informativo disinformativo, perché poi c'è tanto da discutere su questo modulo di cose veramente un po' assurde, se vogliamo. Però nel capitolo cosa dice la legge, e lì non si può barare,
C'è assolutamente scritto, non è noto se a distanza di anni oltre 10 sia possibile riutilizzare. Quindi la certezza in tempo presente è che per fino a 10 anni... Questo è quello che scrive, diciamo, c'è scritto su questi moduli che sono un po' vecchiotti, in realtà sono 12 anni, 13 anni circa di esperienza trapiantologica. Ho capito. Quindi 15 anni fa non si poteva fare la conservazione del sangue cordonale. Che vuoi dire. Quindi sì, a livello anche familiare non ce l'abbiamo questa opportunità. Ci sono tante esperienze con cellule conservate anche 23-24 anni fa, ma si limitano semplicemente ad esperienze laboratoristiche, cioè esperienza di laboratorio. E io devo fare sempre una netta distinzione da quello che succede in laboratorio e quello che succede sul campo. Perché altrimenti è una bugia, insomma. Altrimenti è una bugia, quindi questa è l'etica. Anzi, e dirò di più, etica anche perché poi chi aderisce al servizio Seracel sostiene la ricerca contemporaneamente. Sì, secondo me è banale dire distruggiamo tutto, è più congeniale dire dono. Va bene, preferisco donare alla ricerca perché sicuramente possono essere fatti dei passi... In avanti. Però perché... io devo lasciare spazio a qualsiasi tipo di scelta. Sì, sì, infatti lo dicevo così. Quindi va anche. Cioè, se uno parte dal presupposto di fare privatamente una scelta di questo genere, avendone ovviamente una determinata convinzione, è chiaro che è già qualcuno che evidentemente è proprio portato a questo tipo di discorso. Infatti, tutti mi dicono, ma non esisterà mai un discorso di questo genere, però io dico sempre mai dire mai. Allora, come proprio utilizzando una frase del professor Freund, quando dice, ma io perché devo conservare il sangue cordonale? Beh, semplicemente perché noi dobbiamo oggi prepararci per riuscire a sfruttare la ricerca futura e poterla sfruttare. Chiaro. Cioè poter partecipare alla ricerca futura, che poi tanto futura non è un futuro che sta dietro l'angolo. Quindi sicuramente non pensiamo al futuro come pensavamo noi negli anni 80, il 2000, no? Che poi è arrivato il 2000 e nessuno se ne è accorto. No, ha detto il vero. No, io sai, a volte penso, no, quando ero ragazzina, mi facevo, dicevo, Madonna, chissà come sarà. Domani, come sarà il domani, il telefono che magari invece che a casa, il telefono con la rotellina, portiamo il telefono dietro, poi arriva quel telefono e chissà com'è che tu sei al telefono e uno citofona oppure rispondi al telefono e ti può vedere. Poi sono tutte cose che si sono realisticamente realizzate, esatto. quindi non mi stupisce quello che dici tu. No, ma il futuro è nelle cellule staminali. Su questo non ci sono dubbi. Se si comprende sfido chiunque. Guarda, tu hai detto nella prima puntata, Leonardo, tu hai detto una cosa che io assolutamente condivido. Allora, il fatto stesso di essere arrivati finalmente, scientificamente, a riconoscere che ogni cellula è come se fosse un organo a sé vivente, parliamo di cellula, secondo me è già un passo avanti gigantesco, davvero gigantesco, sì. E su quello si può costruire tanto per la salute fisica dell'uomo. Se noi pensiamo che i primi studi relativi alle cellule staminali sono degli anni 80. Piuttosto che pensare che insomma siamo pezzetti di carne messi lì, quindi, così con fango e per carità non per essere polemica, però c'è da pensare davvero a queste cose qua, e quindi io sono assolutamente d'accordo sulla vostra linea, ecco. Va bene, senti, io devo dire, ribadire che è stato un grande piacere per me conoscerti. Se riceveremo alcune richieste, alcune domande, io saprò a chi indirizzare o avrai la pazienza di tornare qui da me. Volentieri. E magari avere un altro incontro per chiudere definitivamente questo argomento. Hai aperto un'altra finestra sulla mia conoscenza e di questo ti ringrazio. No, sono davvero io che ringrazio te, perché probabilmente si è aperta una finestra un po' più grande, no? E quindi se poi abbiamo dato la possibilità a chi magari navigava un po' così nel buio di poter avere
Anche adesso un'idea un pochettino più chiara, magari non ancora precisa, ma forse un po' più chiara, meno nebulosa sicuramente. E comunque, insomma, queste informazioni le potrete avere direttamente dal dottor Leonardo Prascina, qualora foste interessati. Il centro, il Seracella a Barletta, lo trovate su internet, sugli elenchi, quindi non è difficile. No, solo su internet. Solo su internet, elenco no. Quindi solo su internet, oppure prendete come riferimento la vostra amica Mary, sarò lieta di esservi d'aiuto. Grazie mille. Grazie a voi, grazie a te. E adesso, come sempre, la linea va alla regia, pochi minuti di pubblicità, noi ci ritroviamo per la seconda parte di Mattina Media.